Ben ritrovati da Mike J. Pilla al TG dei Comites, l'unico notiziario al mondo che racconta le attività e gli eventi dei comitati degli italiani all'estero. Notiziario realizzato, lo ricordiamo, da Patrimonio Italiano TV, la virtual TV degli italiani nel mondo. E veniamo alle notizie di questa settimana. L'onorevole Simone Billi, presidente del Comitato degli Italiani nel Mondo, ha partecipato ai lavori dell'Intercomites UK e formulato i suoi auguri di buon lavoro a Cesare Ardito, il nuovo presidente del Comites di Manchester, la cui circoscrizione conta oltre 110.000 italiani. Ascoltiamo il messaggio video realizzato proprio per il TG dei Comites. Ciao a tutti. Complimenti a Cesare Ardito, il neo presidente del Comites di Manchester, un giovane ricercatore che si impegna molto attivamente nella comunità italiana nel Regno Unito. Manchester è la seconda circoscrizione consolare dopo Londra, un grandissimo lavoro da fare, quindi buon lavoro al Comites e buon lavoro a Cesare Ardito. E un saluto a tutti gli ascoltatori di TG de Comites. Ciao a tutti. Il direttore generale degli italiani all'estero della Farnesina, Luigi Maria Vignali, è stato ospite del Patrimonio Italiano Show di luglio. All'interno del nostro studio virtual remoto ha parlato, tra le altre cose, anche dei Comites. Ascoltiamo. E adesso Mike ce ne andiamo alla Farnesina, o meglio, portiamo la Farnesina qui da noi. esatto, perché abbiamo ospite nell'ala ovest, quindi alla nostra destra del nostro meraviglioso studio, in postazione il direttore generale degli italiani all'estero della Farnesina, Luigi Maria Vignali. Ben ritrovato, direttore. Ben ritrovati, grazie dell'invito. Quando si parla di italiani all'estero non si può non parlare dei Comites. I Comites sono una realtà sempre più presente davvero in tutti i continenti, ormai se ne contano 118, sono fondamentali intanto per le istituzioni, per le ambasciate, i consolati, in modo da avere un interlocutore che possa rappresentare la voce dei connazionali, le esigenze, le richieste, le aspettative di tanti nostri concittadini all'estero. E poi sempre più i Comites rappresentano un aiuto, un'assistenza valida per tanti connazionali. Lo fanno per quelli più fragili, per quelli più vulnerabili. Sono importanti anche nel processo di transizione verso la digitalizzazione dei servizi. I Comites possono accompagnare davvero alcuni connazionali a usufruire di servizi che saranno inevitabilmente sempre più informatizzati. Alcuni però non navigano ancora nelle nuove tecnologie e i Comites possono, con degli sportelli dedicati, aiutare i nostri connazionali. E poi i Comites sono fondamentali per tante altre iniziative, come quella del turismo delle radici, per esempio, per fare da cassa di risonanza a quelle che sono quello che è l'invito, come dicevo, a venire in Italia rivolto a tanti nostri connazionali. Si tratta di spingerli a fare un viaggio emozionale verso i luoghi delle origini, i luoghi da dove venivano i loro antenati. Il Comites di New South Wales ha pubblicato una nuova guida online dedicata agli italiani che si apprestano a trasferirsi in Australia. La guida si rivolge in particolare ai giovani italiani, fornendo pillole di informazioni preziose per aiutarli a stabilirsi in Australia e sfruttare al meglio tutte le opportunità disponibili. Ce ne parla il presidente Luigi De Martino, in collegamento da Sydney. Come Comites di Sydney in Australia abbiamo notato che c'è stato un incremento di italiani che dall'Italia si spostano qui in Australia negli ultimi tempi dopo lo stop del Covid-19, e per tale motivo abbiamo deciso di mettere a disposizione dei nostri connazionali una guida in formato digitale che può essere trovata sul nostro sito internet www.comitesnsw.com.au. Questa è una guida che offre informazioni in formato pillola su tutte quelle che sono le necessità
che un italiano appena trasferitosi in Australia ha bisogno. Quindi stiamo parlando di informazioni come per esempio l'iscrizione all'AIRE, diritti dei lavoratori, accesso a cure mediche qui in Australia e poi tante altre informazioni di natura pratica che i nostri connazionali hanno bisogno appena arrivati qui in Australia. In concomitanza con questa iniziativa abbiamo cominciato anche a pubblicare dei video informativi. Perché è importante iscriversi all'AIRE? È un obbligo di legge, sono obbligati a iscriversi all'AIRE tutti gli italiani che intendono rimanere in Australia per un periodo superiore a 12 mesi. L'iscrizione all'AIRE è il presupposto per esercitare all'estero il diritto di voto. Gli italiani all'estero possono votare per le elezioni politiche e per il referendum e il voto si esercita per corrispondenza. E adesso andiamo in Germania. Fino al 25 agosto a Berlino, presso gli uffici del Comites, sarà aperta la mostra dedicata alla libertà di movimento nell'Unione Europea. La mostra, organizzata dal Comites, propone gli scatti realizzati dal fotografo Luca Vecoli. Ci racconta tutto Federico Quadrelli, il presidente del Comites di Berlino. Nel 2022, quando presiedevo la commissione giovani nel Comites, ho dato inizio ad un progetto fotografico, culturale, dedicato alla libera circolazione in Europa delle giovani e dei giovani italiani. Questo progetto ha avuto sostanza grazie alla collaborazione con Luca Vecoli, un fotografo professionista che ha fatto 15 ritratti ed accompagnato ogni volto a un oggetto che queste ragazze e questi ragazzi associavano all'esperienza della mobilità. Nel 2022, ad ottobre, sono diventato presidente del Comites e ho dato inizio ad un progetto alternativo inserendo questo progetto fotografico in questa nuova idea, ossia una mostra itinerante dedicata a appunto la libertà di circolazione in Europa. Abbiamo fatto questo primo passo fuori da Berlino, la prima iniziativa in assoluto che è stata realizzata dal Comites di Berlino nell'area esterna alla capitale, quindi abbiamo fatto la prima mostra a Magdeburgo collaborando con una associazione italiana che era nata da poco e collaborando con la presidente di questa associazione Elena Orsini abbiamo potuto realizzare la prima tappa della mostra itinerante dedicata ai giovani e alla libertà di movimento. La dottoressa Orsini ha incluso in questo progetto una classe di una scuola a Magdeburgo che ha fatto la traduzione in italiano e in tedesco delle didascalie e delle storie di queste persone. E adesso siamo fino al 25 di agosto ospiti della Volkshochschule, l'università popolare a Schöneberg, che ospita le nostre fotografie e questa mostra con ingresso gratuito naturalmente, appunto per ricordarci l'importanza della libertà di movimento. Credo sia fondamentale ricordare a tutte e a tutti noi l'importanza dell'Unione Europea, spostarsi da un paese all'altro senza controlli, senza documenti aggiuntivi, è una libertà fondamentale che dobbiamo assolutamente celebrare e dobbiamo combattere per questi diritti e per queste libertà perché niente è dato una volta per tutte. E per la rubrica La voce dei Comites, un'esclusiva di Patrimonio Italiano TV, al Patrimonio Italiano Show del mese di luglio è stato ospite Paolo Manganiello, presidente del Comites Austria. Ascoltiamo un breve estratto. Ufficialmente il nostro nome è Comites Vienna, ma come potete vedere dai nostri canali di comunicazione, abbiamo deciso fin dall'inizio di rinominarci in Comites Austria, proprio per sottolineare che rappresentiamo tutti gli italiani in questo paese che ci ospita. L'elezione del nostro comitato nel 2021 è stata una ripartenza. Quello precedente era infatti stato sciolto. Al momento stiamo lavorando alla seconda edizione del rapporto sulla comunità italiana in Austria, una ricerca che aiuta a delineare il volto dei connazionali in questo paese e a evidenziare le loro esigenze. Questa è basata su un questionario che verrà lanciato nelle prossime settimane tramite i nostri canali. Un tema su cui stiamo anche lavorando è quello del rapporto con le istituzioni austriache, affinché la nostra comunità, cresciuta moltissimo negli ultimi anni, sia riconosciuta a dovere. Per dopo l'estate abbiamo inoltre in programma un importante progetto sulla psicologia d'espatrio, con una serie di incontri a tema che coinvolgeranno esperti del settore. La comunità italiana a Vienna, come anche in Austria, sta crescendo di anno in anno. Qui nella capitale i connazionali sono ormai quasi 15.000 e in tutta l'Austria si supererà la soglia di 50.000 italiani residenti. Una comunità quindi in crescita e evoluzione.
che il nostro Comites Austria cerca di supportare nel migliore dei modi con le iniziative che proponiamo. E proprio il Comites Austria segnala che anche quest'anno la scuola elementare Sernin-Platz 3 di Vienna ha aperto le iscrizioni per il corso di italiano gratuito promosso dal Comune di Vienna per bambini in madrelingua italiana, per aiutarli ad approfondire la nostra lingua e il nostro paese. Le lezioni si svolgono una volta a settimana con insegnante madrelingua e verranno registrate nella pagella senza voto. La partecipazione è aperta anche ai bambini provenienti da altre scuole, precisa il Comites. I connazionali interessati possono contattare Riccardo Lavanna all'indirizzo email gilbert11@hotmail.com. Si terrà il 16 settembre l'incontro con la comunità italiana nel Rio Grande do Sul, in Brasile, promosso dal Comites di Porto Alegre. Al centro dei lavori, anticipa il Comites, i diritti e doveri dei cittadini italiani, le azioni portate avanti dal Comites RS e la presentazione degli eventi previsti per la celebrazione dei 150 anni dell'immigrazione italiana nel 2025. L'incontro sarà ospitato nella sede dell'Assemblea legislativa dello Stato di Porto Alegre, nella sala João Neves da Fontoura Plenarinho. E adesso linea a Santo Domingo, dove incontriamo la presidente del Comites, Licia Colombo. Buongiorno a tutti i membri del Comites del Mondo. Sono Licia Colombo, presidente del Comites di Santo Domingo. Oggi voglio aggiornare tutti voi sul nostro progetto Sportello Comites, che è attivo oramai da 6 mesi e sta funzionando con grande successo. Abbiamo un'addetta che lavora 4 ore al giorno per 5 giorni la settimana per offrire assistenza agli italiani in difficoltà. Il nostro servizio supporta coloro che hanno problemi con i mezzi informatici e quelli che necessitano di aiuto per preparazione dei documenti da inviare all'ambasciata per pratiche amministrative. Stiamo ricevendo ottimi riscontri da parte dei nostri concittadini che apprezzano sia l'efficacia che la professionalità del nostro lavoro. Grazie per la vostra attenzione, un saluto dal TG dei Comites, alla prossima e buone vacanze a tutti. Domenica 21 luglio scorso la comunità italiana di Londra si è ritrovata a Clerkenwell, presso la chiesa italiana di San Pietro, in occasione della storica e partecipatissima processione della Madonna del Carmelo e Sagra italiana. La prima processione si tenne nel 1883 e la tradizione continua ancora oggi, per unire la prima, la seconda e la terza generazione di italiani a Londra. Alessandro Gaglione, presidente del locale Comites, ha partecipato in rappresentanza dell'associazione di volontariato Mondo Italiano, che dal 2000 supporta gli italiani all'estero. Vediamo il servizio. Siamo qui a Londra, della zona di Clerkenwell, la zona che è quella che fu un tempo la Little Italy, cioè il posto dove gli italiani, a seguito delle grandi ondate migratorie, si sistemarono e trovarono posto inizialmente. Oggi siamo qui in occasione della processione in onore della Madonna del Carmelo. È una processione che si tiene dal 1883, quindi ha una tradizione centenaria ed è un evento iconico e storico per la comunità italiana qui di Londra. Tutta la giornata si sviluppa su questa sagra organizzata dalle varie associazioni, una sagra dove si possono, come potete vedere, sono tantissime persone, sono tantissimi stand dove si può trovare cibo italiano, si possono trovare vini, si può trovare cibo italiano, si possono trovare dolci italiani e altre particolarità. È un evento, come dicevo, storico della comunità italiana, dove la comunità italiana a Londra si ritrova prima, seconda, terza generazione di italiani tutti insieme in occasione della Madonna del Carmelo, ma soprattutto un incontro un'occasione per incontrarsi e ritrovarsi. Padre Andrea, buona festa a tutti, grazie della vostra presente collaborazione. Abbiamo bisogno di tanto aiuto e anche che gli italiani siano sempre presenti sul nostro territorio. Grazie ancora. Grazie a voi e buona festa, buona sagra a tutti. A tutti.
Grazie. È giunta alla terza edizione la Domenica Italiana organizzata dal Comites di Panama. Lo scorso 21 luglio, grande festa presso il campo sportivo dell'Istituto Italiano Enrico Fermi. Ad accompagnare l'evento, il meglio della gastronomia del bel paese, un mercatino con prodotti italiani e artigianato, mostre artistiche e musica. Non è mancata una lotteria a premi. Tutto, sottolinea il Comites, per vivere la magia della tradizione italiana nel cuore di San Francisco. Lo scorso 23 luglio i consiglieri del Comites di Bruxelles hanno partecipato al ricevimento in onore del console generale d'Italia a Bruxelles, Francesco Variale, presso la residenza dell'ambasciatore d'Italia in Belgio. Grande soddisfazione per l'apertura del consolato generale a Bruxelles ed entusiasmo nel collaborare nei prossimi mesi e anni per il bene dei nostri concittadini, sono state espresse dal Comites in questa occasione. Inaugurato dal ministro degli esteri italiani lo scorso 27 maggio, il nuovo consolato generale è operativo dal 1 luglio. Il Comites delle Isole Canarie ha aderito all'iniziativa della Polisport Eventi per sviluppare la convivenza interculturale sportiva nell'arcipelago, con focus particolare sui giovani e sullo sport come campo di aggregazione, divertimento e approfondimento. A tale ragione ha consegnato a tre ragazzi, di cui due spagnoli e un italiano, tre borse di studio sport. Gli assegnatari potranno così partecipare all'Academy Camp del Milan che si terrà a Gran Canaria. L'evento è stato inaugurato lo scorso 7 luglio presso il centro sportivo Tablero San Bartolomé de Tirajana alla presenza di Cristian Brocchi, ex giocatore e allenatore del Milan. Il Comites Danimarca ha organizzato per il prossimo 18 agosto una festa per il Ferragosto insieme a tanti connazionali. Armatevi di buon umore, portate coperte da picnic, preparate o comprate il vostro cibo preferito e raggiungeteci al parco per un pomeriggio in compagnia. Adulti e bambini sono benvenuti per una giornata con intrattenimento per tutti, si legge sulla descrizione dell'evento. Durante la giornata sono in programma anche delle attività, tra cui quelle di Laura e Francesco con il loro Collaborative Music Show, un concerto interattivo per bambini e famiglie. E per questa edizione del TG dei Comites è tutto. Vi ricordiamo che potete scriverci per segnalazioni e comunicazioni all'indirizzo email redazione@patrimonioitalianotv.com. Per tutte le nostre attività potete seguirci sul sito www.patrimonioitalianotv.com e sui nostri canali social. Un augurio di buona estate da Mike J. Pilla e dalla redazione di Patrimonio Italiano TV, la virtual TV degli italiani all'estero.